Ciao Fabio. Ciao Alberto. Allora? Qui in Italia è psicosi coronavirus. Cioè, ieri è stata una giornata campale, tutte le televisioni hanno fatto speciali, maratone, servizi, insomma, è stato di ora in ora, di minuto in minuto, aumentavano i contagi. Le notizie erano sempre più preoccupanti, venivano chiuse le università, i luoghi pubblici, i paesi al centro del contagio sono stati, se non isolati, insomma, si scoraggia Hanno chiuso le scuole a Milano, eh? Sì. No, no, le scuole sono chiuse a Milano. Sì, ti dico, ma tendenzialmente, adesso non so come evolverà nei prossimi giorni, però tendenzialmente cercheranno di limitare tutte le manifestazioni pubbliche, la Erano frequentazione dei proibite. luoghi pubblici, eccetera, eccetera. Proibite. Non ho capito, scusa? Tutte le manifestazioni pubbliche proibite a Milano. Esatto, Una ma notizia di mezz'ora fa, un'ora fa. quello, diciamo così, la reazione è stata piuttosto energica. La cosa che è strana è che l'Italia, dove non c'era nessun focolaio, non si erano registrati casi se non di questa coppia cinese che aveva i sintomi, che era stata ricoverata allo Spallanzani, il ricercatore è venuto da Wuhan, eccetera, eccetera. Insomma, non sembrava che ci fossero contagi. Poi, nel giro di 48 ore, l'Italia è balzata in testa alle classifiche europee di contagi e di morti. Quindi c'è qualche cosa di strano, sicuramente. E una cosa che decisamente dà da pensare il fatto che questo pensionato che è morto era stato ricoverato da 10 giorni con una polmonite, però non gli avevano fatto il test del coronavirus se non tipo dopo 6 giorni, il che lascia pensare che tutti i casi di persone con il contagio da coronavirus sono andate a farsi curare, però le autorità sanitarie erano talmente tranquille che in Italia non c'erano focolai che non si sono neanche preoccupati di appurare se polmoniti o altre malattie gravi avessero qualche cosa a che fare col coronavirus. Poi, quando è Oh, ma questa è una esplosa cosa grave. la notizia, cioè quando si è trovati di fronte alla amara verità, tutti quanti negli ospedali hanno cominciato a fare questi tamponi e si sono accorti che la situazione non era così rosea. Intanto hanno infettato mari e monti, cani e porci. Sai, una volta che scappano i buoi dalla stalla, è difficile andarlo a riprendere. Questo è vero. Tra l'altro, anche ho letto, c'è un'intervista a Repubblica del direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice: qui in Italia non si riesce a capire come è arrivato il contagio, perché questo paziente zero non aveva né i sintomi, né la malattia e nemmeno gli anticorpi. Quindi quello che Questo doveva essere il legame tra il contagio e per la zona di Milano, questo per la zona di Milano. sì. Invece per il Veneto ci sono questi fantomatici 8 cinesi. Sì, ma di nuovo ancora non si capisce bene quale è stato il veicolo di trasmissione. Quindi diceva questo direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un fatto molto curioso. Lui usava un linguaggio un po' diplomatico, se vogliamo, però insomma puntava un po' il dito sulle autorità sanitarie italiane che ancora brancolano nel buio e non si riescono a rendere conto di come è arrivato il virus in Italia.
Poi, tra l'altro, noi siamo stati, ci siamo vantati, insomma, il governo si è vantato di aver chiuso i voli, di aver sospeso i voli dalla Cina per primo, quindi siamo stati quelli che hanno agito in modo più drastico, efficace e tempestivo. Però pare che in realtà poi, diciamo, tutto ciò che doveva essere organizzato a valle, appunto il test dei pazienti sospetti, quello non è stato organizzato. Oh, ma questo è un jacuzzi pesante alle autorità sanitarie italiane. Eh beh, sì, è un'evidenza, non è che sta inventando nulla. E poi questi, sai, la sanità del Veneto e della Lombardia viene ritenuta un'eccellenza mondiale, no? Fanno sempre questi panegirici su come siamo bravi, su come siamo belli, su come sappiamo noi, sì, fare le cose all'avanguardia, non come quegli americani che ti chiedono la carta di credito quando arrivi in ospedale. E invece poi si vede che sono stati presi completamente alla sprovvista, quando, insomma, l'emergenza non è che fosse un dato poco preoccupante. Vabbè, mo è andata così. Comunque, dai, c'è anche da dire che ieri, per fortuna, in tutto questo bailam di psicosi, di allarme, eccetera, eccetera, c'è stato il direttore di uno degli ospedali di Genova, adesso mi sfugge il nome, me ne scuso, però in televisione ha detto: signori, bisogna riportare le cose a un quadro di chiarezza innanzitutto e poi mettere le cose in prospettiva. Non è che questa sia la peste bubbonica, è una malattia che in alcuni casi si tramuta in una condizione grave, ma per lo più è curabile, a meno che non ci siano complicazioni, in alcuni soggetti si manifestano, e però, insomma, manteniamo la calma e, ha detto a giornalisti e politici, lasciateci lavorare, perché se no, se cominciano con le isterie, con i proclami, con le accuse, eccetera, eccetera, il personale medico va in tilt, perché si sente chiaramente sotto pressione in una situazione già abbastanza difficile. Quindi questo a me ha fatto piacere, insomma, che ci fosse almeno uno in tutto il circo mediatico che dicesse: manteniamo la calma, la situazione sicuramente non è piacevole, però non è che siamo, non c'è l'apocalisse, ecco. Rido perché al pronunciare la parola apocalisse mi è venuta in mente Radio Maria, ma tu sai che questo Don Livio Fanzaga, no, che è il direttore di Radio Maria, ha fatto una trasmissione dicendo: il virus, non mi ricordo le parole esatte, ma insomma il senso è quello, il virus annuncia che l'apocalisse è vicina. Ho fatto pure un tweet ieri dicendo: ma come fanno? Cioè, magari pigliano pure soldi. Sai chi è che è in lockdown? La Corea ha 600 casi, è in lockdown. Lo so. Ma noi a 600 casi, cioè, la Corea sta facendo dei titoloni sui giornali, noi a 600 casi ci arriviamo di corsa. Beh, se probabilmente, se non hanno fatto i test a tutte le persone che hanno... se i casi sono questi, altri... no, ma sono entrati in ospedale, non hanno fatto, e sono rimasti lì senza essere isolati, capirai. Questo è esattamente quello che è successo. Quello che è morto all'ospedale, questo pensionato, era stato trattato come per una normale polmonite. Quindi è logico aspettarsi che qualche contagio in quell'ospedale si sia manifestato. Ma sai, in quei 10 giorni, te voglio quanta strada che ha fatto. Esatto.
tra infermieri, medici, visitatori, altri pazienti e tutto il resto, sicuramente lì è andata tutta la previsione. Penso che la Thailandia ha dichiarato che l'Italia è un paese ad alto rischio, addirittura dalla Thailandia, che hanno 1 milione di cinesi qua loro. Viene da sorridere, perché capito, sono cose assolutamente paradossali, però insomma ci siamo caduti. Ha detto che Conte, il primo ministro, è uno zombie, se non preferisce parola, è completamente... Ma io ho visto ieri sera, ha fatto una conferenza stampa abbastanza tardi, c'è stata una riunione del Consiglio dei Ministri con la protezione civile, eccetera, eccetera, poi è venuto fuori, ma che poteva dire? Ormai la situazione non è che possa No, perché lui pensava, che la cosa fosse risolta, fosse di averla domata, no? Col blocco dei voli, questo e quell'altro. Sì, hanno proprio, si sono illusi che la situazione non potesse peggiorare, insomma, vedevano i dati dagli altri paesi, secondo me non si sono fatti spiegare dai francesi, dai tedeschi e dagli inglesi come in quei paesi hanno fatto in modo di contenere il contagio, quindi pensavano di essere... di aver affrontato lo stesso tipo di difese, ovviamente non è stato. Ma no, perché noi abbiamo cominciato a fare il buonismo, il pietismo, vai a mangiare al ristorante cinese, prendi, hai capito? Beh, vabbè, ma ormai il ristorante cinese è il luogo più sicuro, perché sono 3 settimane che nessuno ci mette piede, quindi o il proprietario è stato contagiato, o lì praticamente è un È ambiente morto, sterile, no? Sì. Insomma, ormai sono... che ti devo dire? Ma nel resto dell'Asia come stanno andando le cose? Ma vediamo, facciamo un po'. Corea male. Corea malissimo. In Cina è in remissione, invece in Corea è piena esplosione. Giappone, che pare essere così un po' un paese. Giappone male. Giappone male, con quella storia della nave compagnia. Il Giappone non hanno preso le precauzioni che dovevano. Perché sai, i paesi asiatici hanno avuto paura a chiudere ai cinesi, no? Perché sono molto sotto ricatto, per cui hanno tenuto aperta la circolazione di persone, e poi la circolazione di persone è più intensa della nostra. Per cui Giappone e Corea male. Singapore un sacco di casi, mi sembra sotto controllo. Hong Kong ha chiuso. Singapore, sai, un posto così super affollato, dove, sai, c'è la metropolitana che trasporta milioni di persone al giorno. Anche là, Corea, la Thailandia dovrebbe andare malissimo. Qui sospettiamo che il governo tenga tutto. È impossibile che siano così pochi casi in Thailandia. Sono milioni di turisti che sono venuti qua. Credo che Vietnam e Filippine abbiano chiuso proprio le frontiere. Non hanno più preso cinesi. Però i casi Vietnam e Filippine non si parla, non se ne parla. Quindi direi bene. anche questo poi, sai. Vietnam e Filippine hanno chiuso le frontiere e non hanno preso cinesi. Malesia? Non so niente. Vedi, anche questo. Ma non è una situazione critica. Se le critiche sono Giappone e Corea. Vabbè. Ma comunque la mortalità rimane relativamente, cioè, rimane bassa. Allora, se uno la lascia andare, il 2% dei 60 milioni di italiani sono 1 milione e 200, considerando che sono tutti vecchi, risolviamo il problema pensionistico. Così, se no, cioè, ci sommergono di tweet, cioè ci pigliamo una shitstorm che non finisce mai, guarda. Se lo sa Cottarelli. Facciamo battute di questa roba, perché se no, capito, ci manca solo quello. E sì, però ci siamo anche noi forse tra i vecchi, io ci sono 64 anni, quindi, insomma, diciamo che non siamo più in tenera età. Comunque in Asia non si gira più, io torno a casa da una settimana perché non si gira più, non so più dove andare, capito?
No, qui in Italia, boh, insomma, ieri. Giappone è fortemente disrupted, capito? Hong Kong, Singapore, Giappone, Corea, disrupted, più la Cina, dove cazzo vado? In Thailandia sono abbastanza. La situazione, secondo me, dovrà aggravarsi per un altro paio di mesi. Insomma, questo è quello che dicono anche i virologi, gli infettologi, eccetera. Quindi saremo. Beh, Cina, in Cina oggi cos'è? Oggi è il 23, un mese più o meno. Un mese da quando È l'hanno detto. un mese di lockdown, Esatto. E adesso cominciano un po' a ridursi il tasso di crescita. dopo, quando finisce il lockdown, faremo come dopo la guerra, che tutti volevano ballare, che tutti volevano andare fuori. Quando lavoravo nei Balcani dopo la guerra, mi ricordo i ragazzi a Mostar, nella città bosniaca, su delle cassette con la musica a tutto alto volume, non c'era un altro, sedevano su delle cassette, una voglia di ballare, divertirsi. Ma io pure ho avuto la stessa esperienza. Io sono stato mandato dal Fondo Monetario in Croazia, il primo, diciamo, intervento del Fondo Monetario in Croazia, durante la guerra civile, era ancora in corso, i caffè di Zagabria erano pieni zeppi. La gente Esempio. proprio nei momenti peggiori voleva divertirsi. Lo stesso a Beirut, durante la guerra civile, la gente organizzava i party sulle terrazze e guardava i duelli di artiglieria. Poi, come la gente reagisce in situazioni di stress è veramente imprevedibile. Quindi bisogna comprare Campari. Bisogna comprare birra Peroni, bisogna comprare quei titoli lì, i titoli dell'hospitality, del divertimento, Esatto. alcolici. Dovremmo, ci sarà voglia di insomma, il Amaro Sobieco, Montenegro. Montenegro, sì. Va bene, terremo la Va situazione bene, sotto Fabio. controllo, vediamo come evolve. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.